Ciao e benvenuto o bentornato sul mio canale. C'è la finestra aperta che potrebbe darti un po' fastidio, ma fa molto caldo, sono appena tornata da fuori e non potrei fare altrimenti. Allora, oggi ti parlo di una cosa particolare di cui ho già visto parlare in realtà su YouTube, ma ovviamente, come al solito, essendo che io seguo sia i libri che i fumetti, magari viene una cosa un pochino diversa. Se ti dovessi parlare di tutte le serie che ho interrotto, sia nel caso dei libri sia nel caso dei fumetti, staremo qui a parlare per delle ore. Io ti accenno ad alcune delle cose che ho interrotto, magari spiegandoti il perché. Ti parlo delle cose che mi piacevano, perlomeno, quindi non cose che ho interrotto proprio esasperata, dal disgusto, ecco. E quindi ti vado ad accennare un paio di storie in questo senso. Mi metto poi di lato per mostrarti le copertine, così non devo tirare fuori i volumi che ho, dirti quelli che non ho più perché li ho venduti, eccetera, eccetera. Un ultimo accenno: non ho girato il video dei preferiti alla fine, perché sarebbe stato un Mad Max centrico. Mi è piaciuta tantissimo Mad Max Fury Road che ho visto al cinema, e quindi davvero avrei parlato molto di quello e poco del resto, quindi niente video dei preferiti per questo mese. Allora, ti parlo sia dei libri che dei fumetti. La prima serie di cui ti parlo, e mi metto appunto da una parte, è una serie di libri e si tratta della serie di Everworld, Spada e Magia, scritta dalla Applegate, K.Applegate. Una serie edita Mondadori in Italia, un formato piuttosto piccolo ma graziosissimo, col bordo dorato, una cosa anche piuttosto figa se vuoi. Io per farti capire li tengo imbustati come faccio con alcuni fumetti, e anche perché sono adesso dei volumi da collezione, diciamo, sono tutti esauriti, è difficile trovarli, eccetera. È una serie pensata per i ragazzi, ma è una serie delle più assurde che abbia mai letto. C'è di tutto, viaggi nel tempo, si finisce in un'atmosfera che è una metà strada fra gli Inca e i Maya, ci sono dei templi, una sorta di giungla, gente che cade nelle trappole, cose da cui districarsi, nemici che ti inseguono, che non sai bene chi siano, persone che, alcuni dei protagonisti che sono dei ragazzini praticamente, che vengono torturati, uccisi, c'è di tutto! Cose allucinanti all'interno di questa serie, nonostante siano volumi molto brevi. Io perché ho interrotto la lettura di questa serie che mi piaceva, tu mi chiederai? Perché sono impossibili da trovare. Io comprai tranquillamente, senza sapere neanche cosa stavo acquistando, i primi tre, mi pare. Poi, appunto, mi erano molto piaciuti, cercai forse di acquistare altri due volumi, ecco. Improvvisamente andarono tutti esauriti e io da allora ho faticato moltissimo a trovarli. Poi, in realtà, per parlare come Andrea Pennywise, di cui ti lascio il canale in descrizione se non sai di chi sto parlando, la mia piratata avrei potuto farla, nel senso che alcuni di questi volumi poi li ho trovati a dei prezzi anche sensati. Però poi lasciai perdere nel tempo, magari un giorno recupererò questa serie. Ti parlo di una serie a fumetti che ho interrotto. Beh, di tutte quelle di cui ti potrei parlare, ti parlerò di Bastard. Bastard è un po' come Berserk per quanto mi riguarda, dei disegni fantastici, una premessa splendida e dei primi volumi pazzeschi, un calare costante negli ultimi volumi. Nel caso di Bastard, di cosa si tratta? Si tratta di un protagonista egocentrico a livelli impressionanti. Se hai visto e letto Soul Eater, manga che non mi era piaciuto particolarmente, Blackstar, però, se ce lo hai presente, è un personaggio che assomiglia un po' a quello di cui ti vado a parlare, cioè egocentrico, ti ripeto, a livelli allucinanti, si passa il tempo a guardarsi anche mezzo nudo allo specchio, si contempla, si complimenta con se stesso, eccetera. Questo personaggio qua ha delle particolari caratteristiche, abilità, eccetera, ovviamente è molto molto forte, ecco, e all'interno della storia, praticamente fin da subito, è un'escalation di violenza notevolissima, per cui va a scontrarsi con nemici sempre più potenti. Si parla qua di qualcosa di sovrannaturale, per cui sono demoni e cose varie, e le tavole, che sono la cosa che mi aveva colpito di più di Bastard, sono qualcosa di splendido. Io ora ti farò un paragone molto azzardato, forse, ma sembra di guardare alcuni pezzi della Cappella Sistina, cioè la fisicità dell'uomo, nel senso dell'uomo soprattutto maschio, ecco, è molto importante, molto presente, molto studiata ed esaltata all'ennesima potenza, ecco. Se ti piacciono le fisicità umane, diciamo anche parecchi nudi, ecco, Bastard ti piacerà sicuramente. Dal punto di vista dei disegni, perlomeno. Il tratto è piuttosto sottile, quindi lui riesce ad arricchire tantissimo i dettagli, le tavole, e ti ripeto, da questo punto di vista, Bastard è sicuramente un capolavoro. C'è un problema, perché se no non l'avrei interrotto, ti pare? Beh, prima di tutto, è sempre stato divertente, ricco di situazioni. Gli ultimi volumi sono molto meno divertenti, molto più scontati rispetto ai primi e soprattutto diventano, mi ricordo un vecchio video di 88 Ferro in cui lo accennava,
diventano come l'home page di YouPorn, cioè praticamente scene del tutto a caso, del tutto immotivate, di sesso anche piuttosto improbabile. Ma fra l'altro, le prime volte era molto accennato, non si voleva esagerare, poi ha fatto uno spin-off effettivamente che è del tutto porno, voglio dire, che si chiama Expansion, quello l'ho tenuto. Ma voglio dire, si era dato libero sfogo a quanto pareva questa cosa, invece poi ci è tornato. E soprattutto il difetto di Bastard, io sono arrivata, mi pare, al 24 della Deluxe che avevo regalato al mio ragazzo in collezione completa. Diventa davvero difficile da seguire, i volumi non escono davvero mai, è peggio di Berserk, quindi davvero avevo deciso di interrompere, l'abbiamo venduta e via, Bastard ci ha abbandonato per strada, ecco. Un'altra serie di libri di cui ti vado a parlare, in realtà ho deciso che probabilmente in questo periodo potrei riprendere la lettura di questa serie, però diciamo al momento è una serie che ho interrotto. Si tratta della serie di Anita Blake, scritta dalla Hamilton. Anita Blake è una cacciatrice di vampiri, se è presente Buffy siamo su quel genere lì, anche lei ovviamente va a invischiarsi con vampiri troppo difficili da uccidere praticamente e vampiri troppo facili da uccidere però di cui magari si va a interessare eccetera eccetera. A differenza di Buffy stiamo parlando di una cosa ugualmente adrenalinica forse, però Anita Blake finisce ad andare a letto con la metà dei personaggi che incontri, questo va bene anche all'interno del contesto, voglio dire, stiamo parlando di vampiri assetati di sangue e sesso, mi può stare anche bene, solo che, ti ripeto, alcune sequenze erano davvero lunghe, davvero evitabili e quindi avevo interrotto la lettura. Per di più, io volendo limitare, diciamo, le serie che compravo, avevo interrotto la serie di Anita Blake. Credo che tornerò a leggere Anita Blake, appunto, perché La casa della notte mi ha annoiato parecchio, quindi penso che potrei interrompere invece La casa della notte, lasciar perdere la saga della cast e riprendere la Hamilton. Perché? Beh, perché se devo scegliere fra diversi tipi di vampiri, preferisco un vampiro assetato di sangue che un adolescente debosciato, mi spiego? Un'altra serie a fumetti di cui ti vado a parlare, ho voluto intervallare un attimo, è Odd Detective Tsubaki, una serie neanche troppo vecchiotta, voglio dire, della Planet Manga, in cui la nostra protagonista è intuitivamente una detective, intuitivamente si chiama Tsubaki, ed è intuitivamente particolarmente sexy. Una fisicità molto morbida, prosperosa, bellissima dal punto di vista del disegno sicuramente, sempre avvolta in kimoni preziosissimi, molto bella da vedere. Il problema di Tsubaki è che viene coinvolta, praticamente un po' come la signora Fletcher, capita da quelle parti, la gente muore, in efferati omicidi, soprattutto a sfondo sessuale, quindi stupri e cose di questo tipo. È ambientato nell'epoca Edo, la ricercatezza storica è fantastica, sono bellissimi gli sfondi, è bella l'atmosfera, è un Giappone bello da guardare, c'è un po' di teatro, alcuni bordelli intuitivamente, visto che si parla di omicidi a sfondo sessuale, eccetera, eccetera. È molto bello da leggere, molto bello da vedere dal punto di vista dei disegni che, ti ripeto, sono ricercati, dettagliati, ben fatti, insomma è bello. Perché ho interrotto la lettura di questo fumetto? Perché, è detto Planet Manga, ti dicevo, è un po' costoso perché costa 6,50€ a volume e fra un volume e l'altro passa veramente un sacco di tempo. A me fa piacere aspettare e io a volte sgrido il Pennywise che non si ferma a seguire le serie in corso. Però anche io, se fra un volume e l'altro, cioè sono da aspettare 6 mesi, 8 mesi, fra l'altro per una spesa anche piuttosto ingente, quindi ti ripeto, sui 6,50€ a volume, beh, anch'io mi spazientisco. Allora, queste sono alcune delle serie che io ho interrotto nella mia carriera di lettrice. Ho visto che alcuni sono riusciti in questo video a includere, ecco, tutte le serie che hanno interrotto, per me è assolutamente fuori discussione, ti ho tirato fuori alcuni dei titoli che ho interrotto e perché li ho interrotti, se ti farà piacere sarò di nuovo qui a parlarne, potrei farne quasi una rubrica, fammi sapere se ti ha un po' interessato, coinvolto questo tipo di video, se magari anche tu hai iniziato o terminato di leggere alcune di queste opere. Io come al solito sono qui, tutto quello che mi vorrai dire mi farà piacere essenzialmente, so che sembro mezza nuda, non è così, in realtà sono vestita, ho anche una gonna lunga voglio dire, quindi in realtà sono coperta, solo che qua sembro mezza nuda, perché fa molto caldo e se mi segui da qualche mese, magari da un annetto che più o meno è da quanto ho aperto il mio canale, saprai sicuramente che io quando fa molto caldo sono mezza nuda perché soffro tantissimo il caldo e cerco di proteggermi come posso. Detto questo, io davvero ti saluto, ti ringrazio di aver visto questo video finora e se vorrai ci vedremo alla prossima.